Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi faccio un video risposta perché ho trovato delle domande veramente interessanti, alcune un po' pungenti anche. E quindi ho lasciato stare il video con Greta mentre sto montando un altro video molto figo. Ragazzi, ho fatto un video su uno skatepark che è epico, cioè a me mi è gravato registrarlo, quindi spero che sia carino anche da vedere. Ma torniamo a questo video risposta. Parlerò di tre domande, le cui sono abbastanza due. Non saprei mai descrivere. La terza me l'ha fatta Scotta Fossi, che è veramente molto interessante, ma quella di Scotta Fossi la lasciamo per ultimo. Andiamo alla prima domanda. La prima domanda deriva anche per colpa mia, forse, riguarda questo pattino qui. Sì ragazzi, questo è il pattino, è un nome della Deathlon. La domanda è questa qui, è: ma che te ne frega della qualità? E allora, beh, questa domanda intanto non ha molto senso. Allora, devo essere sincero io. Quel video lì, quel vlog che ho fatto, vlog numero 2, se mi avessero detto avrebbe superato le 10.000 visualizzazioni, non ci avrei mai creduto. Non è registrato benissimo, fa un po' pena, facendo il termine. Ma soprattutto la parte interessante, quella in cui io parlo di questo pattino, è alla fine del video. E io non ci sarei mai arrivato. Quindi, anzi, non so chi. Anzi, fa un sacco di piacere. Però ecco, diciamo che non ho un video fatto benissimo. Quindi vi do le due dritte. Questo pattino qua è un pattino con struttura fitness della Deathlon. Ora tanti dicono: Giamo, dice la Deathlon perché fai pattino? No, l'Axelo fa anche la MF500, un pattino che io veramente consiglio. Cioè, se te hai un budget molto ridotto e vuoi un pattino da free skate, ma anche da fitness decente, prendi la MF500. Non prendere questo, per quale motivo? Allora, lasciando stare il telaio in plastica e tutto, il primo motivo che è problematico è il fatto che il pattino si piega. Cioè io riesco a muovere, in telecamera non rende, però io riesco a muovere il pattino, okay. E questo movimento qui è quello che fa venire la distorsione alle caviglie. Quindi questo movimento non dovrebbe essere fatto. Cioè non so se si riesce a vedere che io riesco a piegare il pattino. Io spero in camera renda, però ecco, io riesco proprio a piegare il pattino. Ma oltretutto guardate quanto non è. Non c'è niente, cioè questo è in tessuto semplice, guarda. E quindi diciamo che non credo che 40 euro di questo pattino siano la soluzione. Anche perché ragazzi, va bene non spendere per un pattino, ma abbiamo il 7.3 a 120 euro, l'MF500 a 68-80 euro, oscilla un po' il prezzo. E quindi la mia domanda è: ma perché dobbiamo andare a lesinare neanche le scarpe da ginnastica? Costano 40 euro. Cioè perché sul pattino? Cioè perché andare a... Cioè c'è qualcosa che la caviglia soffre. Quando sei sui pattini in questo momento qua, cioè è la caviglia e ne risente. Poi mi dite: si può imparare con questo pattino qui? Dipende. Allora, questa è una cosa veramente vera. Allora, io con il mio peso, fossi un neofita, avrei veramente difficoltà a stare su questo pattino, perché mi si muove dentro, si muove a mano. Vi immaginate il mio peso? Se però sei una ragazza che pesa 50 kg, questo pattino va bene per iniziare, perché ovviamente lo sforzo del pattino rispetto al mio che sono 80 kg è minore. Quindi ecco, in quel caso lì, per una ragazza che sta iniziando e ha questo pattino, si può iniziare con questo pattino, sì. Però poi comprati un pattino diverso. Se non vuoi spendere tanto perché non vuoi investire sui pattini, compra l'MF500, non lo trovi. Cerca, ora su Amazon vi mando mi lascio il link di un pattino simile all'MF500 e si trova, che comunque è valido e costa comunque sia 70 euro. Poi invece vuoi stare sulle 100 euro, compri il 7.3. Vuoi andare sul Rollerblade, l'RB Cruiser costa 115 euro. Cioè siamo lì, sono pattini che comunque ti sostengono il peso. Poi dici: io voglio una struttura morbida. Purtroppo il pattino da fitness è un po' trascurato. Ci sono dei Roches validissimi che costano 120-90 euro, dipendono un po' dai prezzi. Io non li comprerei perché il pattino da fitness di per sé si muove, anche un rollerblade buono. Comunque questa parte qua si muove perché strutturalmente, vedete, è questa lastra di plastica qua, questa qui, spero si veda in camera, che si va a attaccare alla parte morbida, che è questa. Qua si vede meglio forse. Ok, vedete? Quindi questo parte qua, che in cui io sto infilando un dito dentro, vedete, guardate qua, cioè vedete il dito sbuca qua, è normale, qui c'è gioco, cioè la qualità è questa qui. Quindi non è un grandissimo pattino, quindi secondo me va bene spendere anche poco per iniziare a pattinare, ma bisogna cercare di non buttare via soldi. Il pattino serve perché se no non si sembra di pattinaggio.
e quindi direi che un patto decente va preso. Voi dite? Dai, su, mi raccomando. Ok, l'altra domanda invece l'ho trovata un pelo assurda, ma anche giusta però, ecco, questa cosa è un po' un paradosso. Mi ha dato una domanda che è stata fatta su Andrea, quel ragazzo con cui si è fatto tutorial, che è venuto, era la prima volta e metteva i pattini e non aveva le protezioni. Allora, lui non le voleva le protezioni, gli l'ho detto, aveva anche le polsiere, io le polsiere le consiglio sempre a tutti. Mi ha detto che non dovevo farlo pattinare, che era d'arresto far pattinare Andrea in quelle situazioni. Diciamo che una persona maggiorenne, secondo me, è in grado di prendersi le sue responsabilità. Premetto che io non ho preso soldi da quella lezione lì, quindi andavo a pattinare con me, si è pattinato insieme come amici. Tu questa presa qua, se lui poi quindi vuol pattinare senza protezioni, io non posso impedirglielo o non lo posso obbligare a metterle. Ok, se uno viene a fare la mia scuola invece lì le cose cambiano, perché se stai sulle lezioni se devo fare le lezioni devi avere le protezioni, ok? Ora, chiudo questa premessa qua dicendo che io a un adulto, anche se viene alle mie lezioni, non l'obbligo a mettere le protezioni, escluso una che è le polsiere. Perché comunque sia, io credo una persona a 30, 40, 50 anni sia abbastanza consapevole e in grado di prendere delle decisioni da sole. Io ti do l'informazione dei rischi, cioè se te parti senza ginocchiere ti puoi sbucciare un ginocchio, se te parti senza gomitiere ti puoi rompere il gomito, eccetera eccetera eccetera. Però non ti obbligo a mettere le polsiere perché va contro la mia filosofia, proprio io la verità. L'altra cosa importante, sempre per gli studenti che magari ha visto sul mio canale da poco e non mi conosce, è il fatto che mi ha accusato di pattinare senza protezione io. Allora, io ritengo che è sbagliato e lo dico anche su di me. È più forte di me, io non riesco a patinare con le protezioni, proprio non ce la faccio, sono un pirla, l'ho sempre detto, ma non per questo io consiglio di patinare senza protezioni, anzi, usate le protezioni. Ok, questa è una domanda abbastanza veloce, quindi non sono andata per rispondergli perché mi sembra giusto anche rispondergli, comunque ho anche rispetto in maniera privata. Però ecco, magari lo faccio, ho fatto il video perché così chi non mi conosce e vede questo video magari ora sa che comunque sia io non pattino con le protezioni ed è sbagliato e perché. Andrea, partiamo senza protezione. L'ultima domanda invece di Scatafossi che me l'ha fatta in privato. Lui è un utente grande. Allora, tutte le domande che fate Scatafossi non avete paura a farmele, cioè avete un dubbio, scrivetemi in privato con un video. Io comunque sia rispondo sempre. E se è una critica ed è costruttivo, mi fa ancora più piacere. Quindi, Scatafossi mi ha detto: guarda, Giamo, io sto vedendo un sacco di video degli Endless e tanti ne parlano bene. Ora mi ha fatto, ma che siano tutti comprati da Endless o sponsorizzati? Mi sembra un po' strano. Cioè, perché te non ne parli bene? Perché te non lo usi? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, permettiamo che l'Endless è un grandissimo telaio. Per fare free skate va alla grande. Mi piace il rocker che ha. Però io personalmente, il video che avete visto è il video che ho preso. Ho smontato il telaio e ho messo sotto l'Endless. E quelle video lì. E le prime impressioni, prima che io mi abitui al telaio e quindi poi ci faccio trick fighi, ho cambiato telaio. Che succede? Cosa succede se uno cambia un telaio al volo? Ovviamente, quando vuoi cambiare un telaio, devi avere un minimo di assetto per adattarvi al nuovo telaio, e questo è vero, però è vero anche che io non mi ritengo un professionista, mi ritengo una persona che patta decentemente. Se io ho patto l'Endless per un mese, sicuramente poi i trick verranno belli, ma verrebbero belli anche se io patto il telaio sotto i pop slide. Perché sono io che mi adatto all'endless e ci pattino in maniera più corretta possibile. Invece per questo canale vorrei che uscisse fuori il vero prima impressione del telaio. Cioè io metto l'endless, che succede? Sono cascato per esempio, ho fatto un salto, l'assetto era lo stesso sul flat. Ovviamente quando sono atterrato, l'endless avendo un minimo di rocker mi ha lanciato indietro. Niente di grave, la secondo salto ho bilanciato perché so che l'endless fa quel comportamento e non sono caduto. Però ecco, se voi prendete quel pattino e cominciate a pattinarci, stai per l'endless, un pattino di sbilancio all'indietro e lì arrivo. L'endless è valido? Sì, l'endless è un grandissimo telaio. Posso seguire il flat? Sì. Qual è l'unico difetto che trovo nell'endless io che non mi piace e per cui non l'ho messo sotto rigor? Perché ho l'assetto su tre ruote possibile. E io sotto un pattino voglio avere la massima reattività con le quattro ruote, quindi un telaio più basso, ho più reattività sul pattino. L'Endless, avendo l'opzione delle tre ruote, è un po' più alto, però è una cosa personale. Io non amo patinare con le 90, con le ruote da 90, ma ancora patino da 80 perché sono un po' particolare, però è un mio gusto soggettivo. Comunque l'Endless andrà sotto la Twister e diventerà il mio pattino con l'assetto per fare free skate come riferimento. Un po' l'utilizzo tutti i giorni, il pattino uso un po' più comodo, un po' più improvviso, un po' più proprio da battaglia, ecco. Non lo metto sotto la Ligor, ci ho pensato bene, ma proprio perché
questo assetto misto che a me sul Ligor mi interessa proprio avere il pattern performante da free skate e voglio il massimo quello che ho 80, quindi non avrebbe senso se montassi l'Endless, perché l'Endless è anche con la variante 84, quindi diciamo che non è proprio pensato per avere un assetto stra performante quello che ho 80. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia stato un po' utile, vi sia stato un po' simpatico. La cosa più importante per questo che ho messo all'inizio è aver chiarito un po' perché io sconsiglio questo pattern, perché mi interessava veramente riparlare di questo pattern in maniera un po' più nel dettaglio. Ragazzi, vi saluto, vi mando un abbraccione e mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la bandierina. Ciao raga! Ah, mi raccomando, continuate a farmi domande, mi interessa un sacco e come quelle scatafossi sono disponibile per fare video ma anche per capire dove sbaglio. Quindi ragazzi, ciao e continuate a scrivermi. Ciao!